Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti. Ecco, ho dimenticato di mettergli auricolari. Incredibile. Allora, non potrai mai vincere nella vita finché continuerai a perdere nella tua mente. Connettiamoli in diretta. Perfetto. Tac. Ok, quindi iniziamo subito. Ecco. Perché è importante vincere la propria mente? Perché se tu non sei una persona che si stima, persona che si fida di se stesso, persona che si seguirebbe durante momenti di difficoltà, momenti di guai, di problemi, di tensione, di pressione, chiamali come vuoi, come fai a vincere nella vita? Quindi non potrai mai vincere nella vita se non vincerai prima nella tua mente, perché sarà proprio per il controllo, il fatto di avere il controllo dei tuoi pensieri che ti porterà ad avere il controllo delle tue azioni. Questo ti porterà a fare azioni nella direzione in cui tu hai stabilito, questo ne abbiamo parlato già ieri, di questo argomento. E fare azioni risolute e non azioni incerte. Quando tu inizierai a fare azioni risolute nella stessa direzione, nonostante le difficoltà, perché tu sei convinto, perché tu sai che ce la fai, perché tu ti fidi di te, perché tu hai la strategia, perché tu sai che non vuoi nulla di meno rispetto ai tuoi obiettivi, non accetti compromessi, allora terrai duro finché non raggiungerai l'obiettivo e vincerai. Questo fa la differenza tra i pochi che non parlano, ma fanno e ottengono, e i tanti che chiacchierano, chiacchierano e non fanno e non ottengono. Questa è la differenza, quindi non potrai mai vincere nella vita finché continuerai a perdere all'interno della tua mente. Spero che questo concetto sia chiaro perché è la base sulla quale partire. Cioè, non è che se tu hai capito questo sei a posto. No, da qui si inizia. Un bicchiere enorme. Quindi, molto importante riuscire a fare questo lavoro su di sé, anche se tu vuoi, soprattutto se vuoi iniziare a lavorare per migliorare le tue relazioni professionali o sentimentali. Infatti, il prossimo corso che noi terremo la settimana prossima, lunedì a Reggio, martedì e mercoledì a Parma e giovedì a Bologna, parlerà proprio di empatia e di relazioni. Questo è molto importante, ma questo ti servirà, serve alle persone che comunque hanno già fatto un piccolo percorso, quantomeno hanno già iniziato a lavorare con noi, su che cosa? Sul controllo delle proprie emozioni, perché l'autocontrollo è una delle capacità emozionali fondamentali per riuscire a migliorare le proprie emozioni, le proprie relazioni, ok? Per riuscire a controllare le proprie emozioni e quindi migliorare le relazioni, perché una relazione, puoi creare una relazione serena, forte, che duri nel tempo, quindi che superi le difficoltà, se tu sei in grado di metterti in sincronicità, ok? Emotiva con la persona con la quale ti relazioni, che sia questione di lavoro, ma soprattutto sentimentale, e riesci ad assorbire le sue emozioni negative e sostituirle con emozioni positive. Cioè, questo è in qualsiasi ambito, che sia professionale, sportivo o relazionale, familiare, ma soprattutto nella coppia. Nella coppia è fondamentale riuscire ad assorbire le negatività e sostituirle con la positività. Perché se tu non riesci a fare questo con te, se non, tu non hai l'autocontrollo, ok? Di gestire le tue emozioni, di lasciare fuori di casa le tue frustrazioni, le tue delusioni e tutto ciò che è brutto, se tu non hai l'autocontrollo lo porterai e lo scaricherai sulla persona che è più disponibile con te ad ascoltarti, che di solito è il tuo partner. Ecco,
Questo è il primo motivo per il quale le persone si dividono. Perché noi ci approfittiamo delle persone che ci danno la disponibilità, ce ne approfittiamo troppo, poi le perdiamo e capiamo che abbiamo sbagliato. Quindi l'autocontrollo è fondamentale per riuscire a farcela nella vita, ok? Gestire le sfide, a tenere duro nei momenti di difficoltà, eccetera, eccetera, a controllarsi. Niente, gli auricolari li togliamo. Ma anche comunicare in modo efficace, perché così potrai portare l'emotività, la sincronia degli stati d'animo da un'emotività negativa a positiva quando si genera questa situazione. E questo è molto molto importante. Quindi sia, ti ho detto questo perché sia nella vita professionale, sportiva o in altri ambiti, e sia nei sentimenti, quindi nella vita sentimentale, è molto importante vincere la propria mente, perché se tu non sei una persona che riesce a essere positiva, a controllare le proprie emozioni, a dominare il proprio stato d'animo, a farlo con sé, non riuscirai mai a farlo con gli altri. Questo è un concetto molto importante. Ascolta bene questo video, riguardalo se non hai capito. E inizia a capire che devi lavorare prima sulla tua sfera emotiva per poi migliorare tutti gli altri passaggi che abbiamo visto. Inizia a vincere dentro di te e il resto sarà una conseguenza logica. Perché non riuscirai mai ad avere quella determinazione, quella risolutezza di cui abbiamo parlato nei video precedenti e in cui parliamo spesso nei nostri corsi. Quindi il mio consiglio è di iniziare a capire come trovare un percorso che ti porti a allenarti costantemente a livello emotivo, andare a crearti delle sfide piccole ma quotidiane che ti portino di fronte a gestire la sofferenza, gestire la pressione, gestire un'emozione che ti viene difficile, anche un lieve dolore come quando vai in palestra, che ti alleni, che provi dolore, riuscire a gestire quel dolore lì e a non mollare appena lo senti, questo ti porta ad allenare questa capacità di autocontrollo. Questo è fondamentale. È così che si passa dalla teoria alla pratica. Solo la teoria non basta, non è sufficiente. Quindi devi iniziare a capire quali sono le capacità emozionali che ti servono, come allenarle costantemente, in teoria, in aula e in pratica, e poi farlo continuamente, costantemente, fissarsi gli obiettivi, lavorare solo sulle scadenze. Lavorare sempre solo su cose pratiche, su scadenze e andare avanti. È così che vinci nella mente per poi vincere nella vita. Ti fai una pianificazione, vedi, ti scrivi tutto, tutte le cose che devi fare, ti pianifichi. Deve essere tutto ordinato all'interno della tua mente, come nel tuo armadio. Se tu vai a vedere il tuo armadio tutto incasinato, cioè, capisci che nella tua mente sarà difficile che tu avrai ordine. Quindi allo stesso modo, prima parti dall'ordine della tua mente, poi inizi a mettere in ordine tutto il resto, fai il piano d'azione e parti. Trovati un allenamento costante, che siano libri, film, che siano anche libri, film, videocorsi, corsi in aula, mi raccomando. Ogni tanto ti posso consigliare qualche full immersion, ma se sei a Parma, Reggio Emilia e Bologna, leggi cosa c'è scritto sotto nel video, sotto sopra, non lo so. E vieni ai nostri corsi, cioè è stato fatto apposta per fare un allenamento costante, sempre. Ci sono persone che stanno rinnovando per il terzo anno, quindi ci vediamo ogni settimana, una volta in aula, una volta individualmente, oppure altre che vengono solo in aula, e questo è perfetto. Quindi noi abbiamo creato un percorso per tutti, cerca di sfruttarlo. Ci sono le borse di studio per farlo in modo gratuito, se tu ti associ, diventi volontario con la City Angel, e questo è bellissimo perché puoi allenare le tue competenze emozionali e avere accesso a strategie e metodi che sono veramente molto costosi nell'ambito della crescita personale in modo gratuito. Chiaramente una sera a settimana devi andare ad aiutare le persone che non hanno nulla, ma nulla, nulla, quindi portare da bere, da mangiare, così ottieni la nostra borsa di studio con la City Angel.
E se no, paghi le quote associative che sono a portata di tutti, come una palestra, e inizi a perseguire i tuoi obiettivi, ma con serietà e come si deve. Ti avviso che devi essere una persona puntuale, devi essere una persona che ha le idee chiare o che se le vuole chiarificare, chiarire, scusa, e poi che inizia a fare, se no perdiamo tempo entrambi. Bene, che ore sono? 18:38. Beh, direi che quello che dovevamo dire stasera l'abbiamo detto, quindi il mio impegno è costante, il mio allenamento si mantiene costante sulle 3 volte a settimana. Il resto devi farlo tu. Ci vediamo o in aula o nei prossimi video. Continua a seguirci. Ciao!